Questo è il problema 1 della simulazione di fisica dell'esame di Stato del 25-10-2016. Questa è la figura del problema e questo è il testo del problema. Magari fate pausa per leggerlo tutto. Questo è tutto il testo. Questa è nuovamente la figura, le prime due domande e le ultime due. Questo è il primo dei due grafici. E questo il secondo. Andiamo subito alla prima domanda. Qual è il fenomeno fisico che produce la forza elettromotrice? E spiega l'andamento del grafico sperimentale. Chiaramente il fenomeno fisico è l'induzione elettromagnetica. La bobina ruota in senso orario, trascinata da questo pesetto. E già capiamo da qui che la rotazione non può essere un moto circolare uniforme, perché questo pesetto, cadendo, acquista velocità. E già possiamo immaginare un moto rettilineo uniformemente accelerato del pesetto, che poi viene trasmesso a tutto il sistema rotante e quindi ci aspettiamo una rotazione uniformemente accelerata. Durante questa rotazione cambia il valore del flusso del campo B, induzione magnetica, che attraversa il circuito, cioè la bobina. Cioè cambia quello che si chiama il flusso magnetico concatenato con la bobina. Oppure si chiama anche flusso magnetico tagliato. E per la seconda legge di Maxwell, detta anche Faraday Neumann-Henry Lenz, sappiamo che di conseguenza si genera una forza elettromotrice indotta, che è tanto più intensa quanto più rapide sono le variazioni del flusso magnetico attraverso il circuito. Dunque, ai capi di questa bobina, e cioè a questo polo e a quest'altro, si produce tra questi due elettrodi una differenza di potenziale che viene poi misurata da questo misuratore di forza elettromotrice. Questo dispositivo quindi è un alternatore che ruota di moto accelerato anziché uniforme e quindi ci aspettiamo che produrrà una differenza di potenziale, più precisamente una FEM alternata. Siccome poi il pesetto cadendo acquista velocità, abbiamo detto che questo moto circolare sarà accelerato, allora ci aspettiamo che il periodo di rotazione diventi sempre più breve man mano che la bobina acquista velocità angolare e di conseguenza anche questa FEM alternata avrà un periodo che si riduce progressivamente nel tempo, cioè sarà sempre più rapidamente alternata, cioè una FEM oscillante sempre più rapidamente. Una cosa importante è detta qua nel testo, che le estremità della bobina restano aperte in modo che non circoli la corrente. Questo è importante perché se il circuito venisse chiuso su una resistenza, per esempio qua, passerebbe la corrente nella bobina e genererebbe una forza magnetica frenante di tipo forza che abbiamo chiamato di Faraday, cioè si genererebbe un fenomeno fisico simile a quello che abbiamo visto nelle due simulazioni precedenti sull'induzione elettromagnetica, dove c'era un'asta che si muoveva o di moto oscillante perché collegata a una molla oppure cadeva sotto l'azione della forza peso, e però in entrambi i casi subiva una forza magnetica frenante perché nell'asta passava la corrente elettrica. Qui vedremo che nel caso di passaggio di corrente elettrica, cioè con il circuito chiuso su una resistenza, si verificherà un fenomeno simile, cioè una forza magnetica sui vari lati della spira, cioè di questa bobina percorsa dalla corrente, una forza magnetica che frenerà la rotazione, o meglio, frenerà l'accelerazione angolare, nel senso che la bobina continuerà ad accelerare la sua rotazione, ma l'accelererà di meno rispetto al caso in cui la corrente non passa. L'andamento del grafico sperimentale che riporta la FEM in funzione del tempo si interpreta intuitivamente riconoscendo la FEM oscillante che nel caso di un alternatore classico, diciamo così, che ruota di moto circolare uniforme, questo grafico avrebbe, questa FEM oscillante avrebbe un periodo costante. Mentre invece qua riconosciamo un periodo che è la distanza temporale, cioè l'intervallo di tempo che separa due massimi successivi, vediamo un periodo che diventa sempre più breve, proprio perché, come abbiamo detto prima,
la rotazione di questa bobina diventa sempre più rapida, quindi il periodo si accorcia. L'altra differenza che notiamo con l'alternatore che ruota di moto circolare uniforme è che diventano sempre più intensi i picchi di FEM, sia positivi che negativi. E anche questo è logico perché la FEM è proporzionale alla rapidità delle variazioni di flusso magnetico. E quando la bobina ruota più velocemente, anche le variazioni di flusso magnetico che avverte sono maggiori, sono più intense. E quindi è più intensa la FEM prodotta, che rappresenta la reazione del circuito alla rapidità di variazione del flusso magnetico. Abbiamo quindi risposto in modo qualitativo alla prima domanda.